Benvenuti al secondo episodio di Storie Motori. Storie Motori è un prodotto audio e video a cura di Rossano Nicoletto e Gianluca Mannella, ogni settimana in live streaming. Spazio interviste e approfondimenti a tutto tondo sul mondo del motorismo storico, sportivo e amatoriale. Ne conosceremo l'evoluzione attraverso i suoi attori, i modelli che hanno fatto la storia e i protagonisti di ieri e di oggi. Il motorismo storico non è mai stato così moderno. Scopri di più su www.rives.it e se hai una storia da raccontare, scrivi a storiemotori@rives.it. Allora, buonasera a tutti, a chi ci segue da YouTube, a chi ci segue da Facebook. Siamo in live oggi col nostro secondo episodio dedicato al motorismo storico, al femminile e anche a tutta la parte espositiva e dei musei. Io approfitto e do subito la parola al presidente Rossano Nicoletto che ci presenta le nostre ospiti speciali per fare una bella chiacchiera. Questo qua. Siamo in diretta? Sì, buonasera alle nostre ospiti che vedo qui collegate. Mi pare ci siano tutte. Scusate, ho regolato un po' la poltroncina per inquadrare correttamente. Allora, vi presento il team innanzitutto che è composto, oltre che da Gianluca Mannella che avete appena conosciuto, da Edoardo Fioretto che cura la comunicazione, da Paolo De Toffoli, grafico e tecnico video, mentre al mio fianco, che in realtà non è al mio fianco, Taire Nicoletto, che è anche mia figlia, tradisce il cognome, che insieme a Raluca e Mariangela cura la segreteria e il rapporto con i club. Ho l'onore e il piacere di presentare quattro donne affascinanti che guidano altrettanti musei tra i più importanti d'Italia. Le citerò per forza di cose in ordine alfabetico, perché sennò rischierei di fare un torto a qualcuna. E quindi per il Museo Alfa Romeo abbiamo Raffaella Quacquaro. Buonasera, Raffaella. Buonasera, Per il Museo Fratelli Cozzi è presente Elisabetta Cozzi. Buonasera, Elisabetta. buonasera. Abbiamo poi Mariella Mengozzi per il MAUTO di Torino. Scusate, mi sono dimenticato le città velocemente. Comunque, il Museo Alfa Romeo di Arese, ovviamente. E Fratelli Cozzi, se non sbaglio, è di Legnano, perché vorrei fare delle gaffe. Il MAUTO è di Torino, ovviamente. Buonasera a tutti. E per ultima, ma non ultima, in inglese non so come si dica, the last but not least o una cosa del genere, abbiamo Maria Bussolati del Museo Mille Miglia. E di nuovo, buonasera a tutte. Premetto che per tutte e quattro la direzione nazionale ha deciso di assegnarvi la tessera di socie onorarie e quindi adesso vi do la notizia in diretta. Grazie. No, grazie a voi di essere presenti, ci mancherebbe. Devo ammettere che conosco solo due dei quattro musei, perché nel 2016 ho partecipato alla Mille Miglia, quindi ovviamente poi anche in altre occasioni ovviamente sono stato al Museo Mille Miglia. Sono stato al Museo di Arese, anche con degli amici, poi piemontesi, lì insomma che stavano tenendo un corso di restauro e quindi vi ho fatto una bella visita. E poi sono stato anche in altre occasioni. Purtroppo, nonostante io vada da 40 anni a Torino, devo ammettere che ho visto il Museo Egizio, ma non sono ancora venuto, Mariella. Ci siamo conosciuti ad Automoto Retro, che purtroppo l'anno scorso non hanno fatto e quest'anno non mi sa neanche, ma non ho ancora visto il MAUTO e non ho Vabbè, visto. diciamo che è una bella occasione per venire la prossima volta, ti aspettiamo. Promesso, Quando torni a promesso. Torino, ecco. No, Ma poi sei scusato perché gli faccio un ultimi nodo al mesi naso. Faccio un non si è nodo al potuto naso così mi girare. ricordo. Va E bene. poi prenderò l'occasione per andare a visitare anche il Museo dei Fratelli Cozzi di Elisabetta. Ottimo, ti aspettiamo. Grazie Elisabetta. E faccio notare che comunque tutti e quattro i musei fanno parte della nutrita schiera di musei convenzionati con RIVS e quindi i nostri soci sanno che hanno delle agevolazioni per frequentare questi musei. Basta semplicemente entrare nel sito RIVS.it. Farei un primo giro iniziando, come dicevo, in ordine alfabetico,
del museo, intendendo con l'Alfa Romeo, e quindi do la parola a Raffaella Quacoro che ci presenterà brevemente, faremo il primo giro così. Anzi, vi direi un'altra cosa, anzi una sorpresa ve la dico dopo, facciamo intanto il primo giro. Raffaella, a te la parola. Io, buongiorno a tutti, mi occupo di comunicazione e relazioni esterne al Museo Alfa Romeo di Arese, museo che ha riaperto nel 2015 dopo un ampio restauro e riqualificazione, riallestimento, ma è un museo che come museo aziendale è stato aperto negli anni 70, quindi ha una storia gloriosa alle spalle. Del resto il marchio che rappresentiamo ha 111 anni di storia ed è conosciuto in tutto il mondo, come Elisabetta potrà confermare. È un museo che in questo momento, come tutti i musei, sta passando un periodo complicato per via delle restrizioni del Covid, ma grazie al cielo con il nuovo decreto ci stiamo attrezzando per riaprirlo al più presto, e quindi colgo l'occasione per invitare tutti quelli che ancora non l'hanno visitato per venirla a vedere. La collezione Alfa Romeo è una collezione straordinaria, abbiamo poco meno di 300 automobili, motori, trofei, tutto quello che insomma ha segnato più di 100 anni di storia dell'azienda, oltre a un archivio storico dove sono conservati documenti di tutte le epoche della nostra lunga storia. E quindi insomma abbiamo tantissimo da mostrare, tante storie da raccontare, e io che sono stata chiamata a rivestire questo ruolo proprio per occuparmi di comunicazione, ho tanto materiale su cui lavorare. Benissimo, la sede ha una forma anche particolare da quello che ricordo, e insomma ha un bellissimo ingresso, ed è la sede, ovviamente, dici Raffaella, dillo per chi ancora non lo sa, per quei pochi che non lo sanno, del Museo Alfa Romeo. La sede, noi siamo nella sede storica, cioè un edificio storico costruito negli anni 70 di fianco a quello che all'epoca era lo stabilimento Alfa Romeo, lo stabilimento produttivo, oggi non più presente. L'edificio è rimasto esattamente quello. Nel 2015, quando c'è stata la riqualificazione, è stato aggiunto un elemento contemporaneo che è un nastro rosso che guida il visitatore dal parcheggio fino all'ingresso. E per chi passa dall'autostrada Milano-Torino, sulla quale il museo si affaccia, all'altezza proprio dello svincolo di Arese, c'è un elemento rosso molto caratteristico che sembra un po' uno specchietto retrovisore, no? Applicato a questo edificio altrimenti severo, come è l'architettura degli anni 70, e questo è un po' il nostro segno distintivo, insomma, di questa unione tra la storia, che l'edificio è storico, è vincolato al Ministero dei Beni Culturali, e questo tocco ovviamente rosso, visto che è il colore dell'Alfa Romeo, è il colore, diciamo, più in generale delle squadre italiane nelle competizioni internazionali, ma poi insomma per Alfa Romeo è particolarmente caro. Certo, Alfa Romeo è un marchio conosciuto in tutto il mondo, e ho notato tra l'altro dalle foto che si vedono soprattutto nei social che gli appassionati amano molto fotografare le loro auto e anche se stessi ovviamente davanti a quello specchietto retrovisore rosso. Anche perché lo specchietto retrovisore si affaccia su una piccolissima pista, la chiamiamo pista, in realtà insomma è un circuito da 800 metri scarsi, però per le parate dei club degli appassionati è perfetto, e quindi in genere gli facciamo fare un paio di giri, sono felici, poi si fermano per la foto ricordo e tornano a casa con la passione per Alfa Romeo che è rinvigorita. Benissimo, grazie Raffaella, darei appunto la parola adesso a Elisabetta Cozzi del Museo Fratelli Cozzi. Sì, allora noi siamo i cuginetti del Museo Alfa Romeo di Arese, del fantastico Museo Alfa Romeo di Arese, che è un punto di riferimento per tutti gli alfisti e non, per tutti gli appassionati di auto di questo marchio meraviglioso. Dico siamo i cuginetti nel senso che ovviamente
pur raccontando la storia di questo glorioso marchio, lo facciamo in maniera un pochino diversa, certo non con tutte le auto e tutta la storia di Alfa come il museo storico, ma lo facciamo per quella parte di storia che ci rappresenta come azienda, che le Alfa Romeo le ha vendute. Il museo racconta sostanzialmente la storia del commercio di Alfa Romeo e di quelle auto che sono entrate nelle famiglie degli italiani con la produzione di massa, perché la storia nasce nel 55 quando mio padre, che poi è il fondatore di questo museo, Pietro Cozzi, apre questa rivendita riparazione Alfa Romeo a Legnano. Lui ha 19 anni, inizia a fare questa cosa e con i suoi fratelli, da cui appunto il nome, e lo fa innamorandosi di un brand che allora era, come dire, iconico e diciamo in Italia rappresentava davvero per le persone che volevano acquistare un'automobile un sogno, no? Lo è ancora Elisabetta. Esatto, no, ma intendo dire, erano anche anni in cui nelle famiglie non c'erano le automobili, non c'erano i frigoriferi, non c'erano i televisori, quindi lui rappresenta quella parte di Alfa Romeo che è iniziata davvero a diventare un oggetto familiare. E quindi la prima auto della nostra collezione non può che essere una Giulietta, no? La prima auto che lui ha collezionato è proprio questa Giulietta, che nasce dalle grandi produzioni Alfa Romeo, insomma, quando se ne arrivava al record della produzione della 100.000esima Alfa, fu una cosa straordinaria per l'epoca. E quindi il racconto che qui si fa è il racconto di chi queste auto le ha vendute. Lo fa ovviamente attraverso le auto, quindi non ci sono le one-off, non ci sono tutti i prototipi, tutte le auto che nel Museo Alfa Romeo giustamente ci sono, vengono esposte, ma ci sono le auto vendute, normalmente acquistate dalle persone. Insieme alle auto ci sono anche in questo caso un grande archivio, e in questo senso in qualche modo anche complementare all'archivio di chi le auto le ha prodotte, perché un archivio riguarda soprattutto la parte commerciale. E quindi tutto ciò che mio padre ha conservato inerente all'attività di vendita, dai listini ai deplian, ai poster, alle fotografie, ma anche alle circolari che Alfa Romeo dall'allora di Agattamelata scriveva ai concessionari con le indicazioni dei prezzi, le indicazioni delle politiche commerciali. E quindi in questo senso è la storia, diciamo, delle auto su cui gli italiani sono stati seduti. Bene, bene. Elisabetta, però io purtroppo non ho avuto il tempo di informarmi come hanno avuto i miei collaboratori, però una piccola cosa l'avevo letta. Allora, Piero Cozzi... Piero Cozzi, giusto? Pietro. Ah, Pietro, scusa. L'avevo letto, ecco, già faccio la mia prima gaffe. Stavo dicendo, Pietro Cozzi... per lui era diventata famosa una frase, cioè diceva sempre una frase, ed era iniziata un po' da lì. E qual era questa frase, Elisabetta? Dicelo tu, per cortesia. La storia, dicevo, inizia con questa, proprio la prima auto, questa Giulietta T giallocina, perché quest'auto in realtà è un'auto usata che un cliente, comprando un'auto nuova, aveva portato in concessionaria. Allora questo, diciamo, capo officina va da mio padre e dice: beh, quest'auto la metto insieme a tutte le altre, la mandiamo a demolire. Lui la guarda e dice: ma no, è un crimine contro la bellezza. No, fai una cosa, dice, mettila lì. E questo mettila lì oggi per noi è un hashtag, come si usa a fare, ma è il simbolo di tutto ciò da cui, diciamo, è iniziato, no? Il mettila lì, cioè il non volersi separare da qualcosa di che è così bello che me lo voglio tenere. E questo mettila lì, anno dopo anno, lui l'ha detto per oltre 60 auto, per tutti i materiali e così via, insomma. Intanto mettila lì e poi ci pensiamo eventualmente, se ti disturberà o meno. Grazie Elisabetta. Adesso dal video siete anche appaiate, passerei la parola a Mariella Mengozzi del MAUTO di Torino. Buonasera. Sì, Mariella. Buonasera. Allora, il Museo dell'Automobile è il museo nazionale, il museo è l'istituzione, è un museo che nasce negli anni 30, all'inizio degli anni 30, dobbiamo la nascita della nostra collezione al nostro fondatore Carlo Biscaretti di Ruffia, che con la missione di raccontare alle generazioni future la storia dell'automobile che stava cambiando la vita di tutta la società nel secolo scorso, cominciò a raccogliere delle auto in un momento in cui le automobili non erano ancora oggetto di collezione, erano
oggetti che venivano sostituiti, spesso anche abbandonati, diciamo, da chi le possedeva, per magari acquistare vetture più moderne, più aggiornate anche con le nuove tecnologie. Quindi le vetture furono raccolte in gran parte per donazione. La cosa interessante della nostra collezione è questa, che le vetture venivano donate dai proprietari e dalle case costruttrici, tutte. Noi abbiamo più di 80 case costruttrici rappresentate nella nostra collezione, e furono donate proprio per il museo. Per esempio Enzo Ferrari, che notoriamente non era interessato al proprio museo, perché guardava sempre al futuro, insomma, le cose che si sanno di Enzo, lui donò a Biscaretti 4 vetture straordinarie, campioni del mondo di Formula 1, tra cui la prima che vinse con Ascari nel 52, la 500 F2, la Lancia D50, la 156 F1, la 246 F1, donò a Biscaretti per il museo. Abbiamo tutta la corrispondenza, ma così fecero Lancia, Alfa Romeo, abbiamo la corrispondenza con Iano, insomma, il Vincenzo Lancia, a tutte le grandi case, anche internazionali, perché, ripeto, abbiamo delle Mercedes straordinarie, Renault, Peugeot. Scusa Mariella, ma dalla settimana prossima mi attiverò per fondare anch'io un museo, quindi altro che presidente del RIFS, voglio anch'io un museo, così Bene, ma guarda, bene, bisogna, guarda, sei benvenuto nel novero dei musei dell'automobile. Sono tanti, ma è giusto che siano tanti. Il nostro museo è, come dire, è il museo nazionale, quindi è il museo di tutti, è un museo pubblico, è un museo che è gestito tramite un'associazione di cui fanno parte la città di Torino, la regione Piemonte, l'Automobile Club d'Italia e anche Stellantis, che come socio privato ha sempre sostenuto il museo, un po' perché era qui della città, insomma, un po' perché i legami anche con la famiglia Biscaretti, il papà del nostro fondatore è stato uno dei fondatori della Fiat, quindi insomma le relazioni chiaramente ci sono sempre state, però il nostro è un museo che davvero ha la missione di divulgare la cultura della storia legata alla storia dell'automobile, quindi diciamo abbiamo un museo che è stato progettato e costruito per ospitare la nostra collezione, è stato inaugurato nel 1960 il nostro museo come edificio, quindi negli anni 30 nasce la collezione, poi negli anni 60 viene costruito l'edificio e nel 2011 fu anche questo restaurato, ampliato il percorso di visita interamente visto, e quindi da 10 anni siamo in questa sede anche meravigliosa. È stato annoverato tra i 50 musei più belli al mondo da visitare secondo il Times, quindi cioè, siamo veramente un'eccellenza a livello mondiale. Devo dire che insomma, la collezione è di assoluto pregio, ecco, prestigio. Poi oltre alla collezione chiaramente abbiamo un centro di documentazione vastissimo, anche accessibile online in parte, abbiamo il centro congressi, c'è cioè il centro di restauro, abbiamo insomma, le attività educative e didattiche, insomma è una vera e propria istituzione culturale legata all'automobile. Quindi, e da sabato riapriamo, quindi il primo di maggio. Mi hai tolto le parole di bocca perché io ho insistito per farla, anche se so che qualcuno di voi aveva qualche difficoltà per la data e per l'orario, ho insistito di farla proprio mercoledì 28, perché una delle domande, adesso mi hai fregato la domanda, era quella di quando, va benissimo, quando aprirete il museo, perché so che insomma tutti sono in fibrillazione, e quindi quando è che aprite voi? Sabato, mi dicevi? Noi riapriamo questo sabato, riapriamo con orario diciamo pre-Covid, quindi riapriremo tutti i giorni dalle 10 alle 19 e il lunedì dalle 10 alle 14. Il museo è aperto 365 giorni l'anno, non vediamo l'ora di ricominciare con questa programmazione, quindi di far finta che non sia successo nulla, non sarà possibile, ma insomma, bravissima. Io mi chiedo la cortesia di mandarci il materiale, che noi magari da qui fino ai giorni dell'apertura cercheremo di spingere in modo da invitare gli appassionati a tornare finalmente al museo. Raffaella, quando è che aprite voi, scusami?
Non abbiamo ancora fissato la data, ma è imminente, insomma, anche perché certo. Dopo tanti mesi siamo chiusi ormai dalla fine di ottobre e non è così banale riaprire il museo, riaprirlo in sicurezza per i visitatori, per chi ci lavora. Certo. Bisogna togliere le ragnatele no, perché noi le nostre macchine le teniamo molto bene, gli impianti audiovisivi spenti, cioè è tutta una macchina complessa da rimettere in moto e soprattutto insomma volevamo anche avere la certezza che poi non si riapra e magari dopo una settimana di nuovo, perché sarebbe più complicato, quindi ci prendiamo qualche giorno in più, ma poi insomma... Insomma, aprire, come dicevi tu, in sicurezza. Chiedo la data a Elisabetta e poi ovviamente darò la parola anche a voi. Noi riapriremo il 23 di maggio con un evento di apertura al pubblico per festeggiare la giornata internazionale dei musei, che sarà il 18 di maggio, che però è un martedì, per cui noi riapriremo la domenica, e poi per accogliere la tappa finale di un ride benefico con 5 Alfa Romeo che gireranno per l'Italia e arriveranno al museo per raccogliere dei fondi per un'associazione. Quindi questo è il nostro primo evento dopo la chiusura. Perfetto, e adesso do la parola finalmente per ultima, ma non ultima come dicevamo, che ha avuto pazienza, a Maria Bussolati del Museo Mille Miglia, che io vorrei vedere tutti gli anni, arrivare lì con la macchinina, partire e poi tornare distrutto dopo 4 giorni. Purtroppo questo è successo una volta sola in vita mia, è successo nel 2016 e l'ho fatta perché faccio parte dell'UNUCI, che sono gli ufficiali in congedo, anche se io non sono un ufficiale in congedo, con i generali anche dell'esercito, e ho gareggiato col numero 6M, con la MGTB del 39 del generale Gianfranco Sperotto. A te la parola, Maria. Allora, io sono da poco la direttrice, da più tempo in consiglio del Museo Mille Miglia. Il Museo Mille Miglia è nato negli anni 2000 dopo parecchie riedizioni della Mille Miglia storica. Vuol raccontare tutto quello che è la corsa storica e ormai anche i quasi 40 anni di rievocazione, che hanno anche loro il loro perché. Infatti nel nostro museo quest'anno riapriremo un po' più tardi, apriremo intorno al 20 di maggio, perché stiamo risistemando tutto il percorso, dedicando anche molto spazio a quelle che sono state le rievocazioni, perché ormai anche loro sono un pezzo di storia. Siamo partiti volendo raccontare solo la cosa storica, adesso vogliamo raccontare anche le rievocazioni. All'interno del nostro museo, in ordine cronologico, sono spiegati tutti i vari anni che si è svolta la Mille Miglia, da quando si correva prettamente su terreni brulli a quando poi si è arrivati all'asfalto. C'è una grande distinzione tra anteguerra e dopoguerra, perché naturalmente la guerra ha fermato Mille Miglia, ma ha fatto diversi anche cambiamenti in quello che è la società. Mille Miglia da sempre è la corsa di automobili, ma racconta anche un costume dell'Italia. Quindi nel nostro museo si possono trovare gli spezzoni di giornale, si possono trovare i costumi, le pompe di autofficina, tutto quello che riguardava il mood Mille Miglia, il mood Freccia, che ormai rappresenta nel mondo una cosa simile alla Vespa della Dolce Vita. Ormai molti stranieri identificano Brescia con la città della Freccia, perché c'è questo test del gentleman italiano dei primi 900 che appunto si delettava a correre su queste strade, le prime strade fatte dal fascismo, perché in realtà la Mille Miglia, ricordiamo, essere nata per far dimostrare che tutta l'Italia era stata asfaltata. Doveva essere corsa da tutte le macchine, dalla Topolino a quella di Stirling Moss, e il vincitore vinceva gare di velocità, quindi una gara altamente pericolosa. È stata poi sospesa. Negli anni 70 un insieme di appassionati bresciani hanno pensato di rievocarla e hanno soprattutto trovato quello che è la parte principale del mio museo, che è l'archivio Mille Miglia, che di per sé non solo racconta di quali macchine hanno fatto Mille Miglia e quali macchine non l'hanno fatto, rappresenta però un plus per tutto l'automobilismo storico, perché chiaramente una macchina eligible è diversa da una macchina non eligible. Sappiamo tutti che fa una grossa differenza essere presente o non essere presente nel nostro museo. Quindi l'intento nostro è valorizzare sempre più la parte delle certificazioni, la parte dei registri, proprio per andare a aumentare il valore del motorismo storico. Proprio per questo io sono anche
nella commissione FIVA riguardante i musei, per cui invito anche tutte le colleghe qui a rapportarsi con me, perché appunto anche tramite FIVA stiamo portando molto avanti tutto quello che è la cultura dell'automobilismo storico. Quindi rappresenta la corsa, il nostro museo, ma rappresenta soprattutto il costume del dandy italiano dei primi Novecento, Bon Vivant, che viveva in questa maniera abbastanza dannunziana. Benissimo, e tra l'altro mi pare che sia il centenario della creazione del Vittoriale quest'anno, no? 1900. Non solo del Vittoriale, ma da esperto di automobili mi aspettavo che tu dicessi del Gran Premio d'Italia, perché... scusate, con 105 anni dalla nascita di Lamborghini... ma nel senso che quest'anno probabilmente stanno organizzando nella Giuria un concorso di eleganza per rievocare il centesimo anno del Gran Premio d'Italia. Ricordo da orgoglio bresciano che il primo Gran Premio d'Italia non si è disputato a Monza, ma si è disputato sul circuito della Freccia d'Oro, perché in quel momento, in epoca post Zanardelliana, Brescia rappresentava un epicentro di vario tipo di cultura. I primi aerei si sono alzati sulla piana di Montichiari e c'è stato il primo Gran Premio. Quest'anno ci sarà la rievocazione organizzata da Mille Miglia e ci sarà un grande evento al Vittoriale d'Italia. Benissimo, con l'amico Bruno Giordano Guerri, giusto? Almeno quello abbiamo il piacere di conoscerlo. Quest'anno sarà tra l'altro anche quello lo so bene, non serve studiarlo, la decima edizione, perché purtroppo l'abbiamo dovuta saltare l'anno scorso per i motivi che ben sapete, sarà la decima edizione del concorso di eleganza di Stelle sugli Stone, che organizziamo noi dal RIS, lo organizzo io, e quindi visto che è iniziato non nel 1900 e qualcosa, ma nel 2011, e quindi adesso, visto che sarà la prima volta che ci sarà la sezione dedicata ai musei, quindi vi faccio promettere da voi che sarete presenti con un'auto rispettivamente dei rispettivi musei, e quindi adesso davanti a milioni di italiani, forse un po' meno, vi faccio promettere di essere presenti il 9 e il 10 di ottobre a Padova, ovviamente, e poi però Giorgio Ungaretti, che purtroppo non è potuto intervenire con noi, sarebbe stato al mio fianco, sarebbe stato lui, lo chiamo il mio Vicky Giorgio, ok? Giorgio Ungaretti non è potuto intervenire, ma insieme organizziamo anche il 16 di novembre, il giorno che è nato Tazio Nuvolari, è la quinta edizione della giornata mondiale del motorismo storico, e la organizziamo ovviamente a Casteldario, noi del RIFS, insieme con Giorgio Ungaretti e gli altri del comitato organizzatore. Quindi ditemi, sarete presenti, dite sì, sarete presenti a Stelle sugli Stoni alla giornata mondiale del motorismo storico. Attenzione, perché per la prima volta la giornata mondiale del motorismo storico, su mia sollecitazione, avrà non l'uomo dell'anno, che era stato Carlo Facetti l'altro anno e Bruno Giacomelli l'anno scorso, ovviamente l'anno scorso l'abbiamo fatta con questo schermo qui, cioè assolutamente virtuale, perché la Lombardia era già zona rossa, rosso cupo. Quest'anno per la prima volta saranno non una ma due donne, la donna dell'anno della giornata mondiale del motorismo storico saranno Sabina Confaloni, che è una mia concittadina, una giornalista che credo conoscerete tutte, e Prisca Taruffi, perché loro quest'anno andranno insieme alla carrera panamericana, e visto che ho citato Prisca Taruffi, direi che la Mille Miglia, che è nata nel 1927 ed è finita nel 57, quando sono nato io, ho detto è nato Rossano, adesso basta, non la facciamo più, non serve. Quindi sappiamo tutti che purtroppo sono successi parecchi incidenti nelle ultime edizioni, quindi molto famoso l'incidente poi... Bravissima, di De Portago, vedo che hai studiato, Mariella, ti promuoviamo, che era fidanzato con... Quello mi manca, lo scoop mi manca. Con la mamma di Romina Power. Ecco. All'epoca non era ancora insieme con Tyrone Power, ok. Oggi quindi... non ce l'abbiamo in archivio. No, non ce l'avete, vabbè. Comunque De Portago, che tra l'altro non la voleva, che correva con la Ferrari, non la voleva neanche fare la Mille Miglia. Ferrari, insomma, l'ha un po' forzato, un po' obbligato a fare la Mille Miglia per una questione ovviamente di spessore di marketing, quindi purtroppo è andata così. Comunque dicevo che il primo a vincerla nel 27 è stato Morandi,
con una OM, se non sbaglio, una 665 Superga, Superba, scusate, e l'ultimo è stato proprio Piero Taruffi, il papà di Prisca Taruffi. Sinceramente non ricordo con quale auto, ma insomma almeno mi ricordo chi l'ha vinta. Bene, allora io adesso per gli aneddoti e tutto il resto, visto che l'invito ve l'ho già fatto, quindi lascerei di nuovo la parola a Gianluca Mannella per gli aneddoti e per le cose insomma che vi farà piacere poi ricordare del museo. Io intanto vi saluto e ci riaggiorniamo poi per la chiusura fra un po'. Grazie intanto. Grazie. Grazie. Eccoci tornati, buonasera di nuovo. Allora, io approfitto, vi saluto tutte quante di nuovo e partiamo un pochettino con una parte un po' più informale, un po' più dialogata, perché il motivo principale dell'invito, ho avuto la fortuna di parlare più o meno anche con tutte voi al telefono, era appunto quello di riflettere sul ruolo della donna nel mondo dello sport in generale, no? Io so che comunque, essendo voi delle donne, avete sicuramente delle testimonianze importanti e anche degli importanti consigli, perché spesso sappiamo, no, che il mondo dello sport può essere un po' maschilista, inutile nasconderlo da questo punto di vista. E quindi volevo chiedervi la vostra esperienza come donne di riferimento in questo mondo e anche come sportive. E comincerei magari da Maria, che so essere una grande sportiva. No, grande sportiva no, però guidare le auto devo dire che è una grande passione e mi piace molto. Io ho fatto diverse gare, diverse mille miglia, in parte per charity, in parte per divertimento. Molto spesso tendo a unire un evento charity perché trovo che sia anche doveroso restituire e dare un segnale attraverso le gare storiche, che non siano solo divertimento, ma anche che facciano un loro ruolo sociale importante, ma anche perché Mille Miglia in realtà è proprio nata per corsa della strada, per gara della strada, per gara di tutti, e quindi da bresciano, da amante delle Mille Miglia, mi piace questa idea di fare un po' una maratona di New York più che una corsa storica. Io ho il grande difetto, chiunque viene in macchina con me è terrorizzato perché non mollo mai il volante. Guido io anche tutte le mille miglia, ho fatto 3 giorni a guidare ininterrottamente e la macchina che guido è una macchina abbastanza impegnativa. Però e soprattutto amo moltissimo, cosa che non devo dire, la velocità che in mille miglia puoi esprimere al massimo nonostante i controlli e le cose. Donne che guidano ce ne sono tante, io ho sempre trovato meravigliosa la figura della donna al volante negli anni 20, negli anni 30, perché secondo me era quel femminismo molto femminile, che non è la stessa cosa, perché molto spesso le donne si sono voluto fare gli uomini. La donna al volante degli anni 20, degli anni 30, con la sua sciarpa al collo, con il suo foulard, era la quintessenza della femminilità. Al nostro museo abbiamo per esempio la macchina della Contessa Modigliani Stampa, altro esempio fantastico, definita la prima Lady Gaga, anche lei che scende da questa macchina nel quadro ritratto dal Bodini con i due rani, con il collare di diamanti, quindi esprime questo essere femmina, però allo stesso tempo avventurosa, perché ci sono donne che hanno fatto la mille miglia, anche la mille miglia storica, che non si fermavano mai e hanno avuto veramente il plauso di tutta la gente. Pur essendo donne, nella loro femminilità hanno tenuto decisamente testa in questo sport che è considerato prettamente maschile. Tutt'oggi abbiamo dei grossi svantaggi perché, per esempio, punti di storia in cui fa pipì non ci sono e questi uomini sono avvantaggiati in maniera non secondaria, però ce la caviamo e ci distinguiamo allo stesso tempo. Ecco, io ci tenevo a sottolineare una cosa perché secondo me hai detto una cosa bellissima quando parlavi del fatto del essere donne senza snaturarsi, no? Senza togliere quella femminilità, senza cercare di
omologarsi, no? In quel senso, semplicemente per avere più attenzione, perché è sbagliato, così come è sbagliato che non sia riservato lo stesso spazio e la stessa serietà da questo punto di vista nel mondo dello sport. E questa è una cosa su cui tengo molto a sottolineare. Approfitto per farti anche un'altra domanda, perché io non sono abilitato, ma sarei uno psicologo, almeno così mi presento. E ho letto del progetto Itaca, Maria. È la mia più grande passione oltre le auto. Itaca nasce a Milano 20 anni fa per iniziativa di questa illuminata signora che si chiama Ughetta Radice Fossati. È la prima onlus italiana che si occupa di problemi psicologici e psichiatrici. L'ho fondata a Brescia un anno fa e stiamo facendo dei grandissimi progetti sul disagio giovanile. Il disagio giovanile, che è uno degli strascichi più grossi del Covid, per cui peraltro in un futuro vedrete anche unito il disagio giovanile alle auto storiche, perché stiamo progettando anche questo tipo di iniziative proprio per ravvivare i giovani. Attualmente 2 ragazzi su 3 patiscono un disagio importante e non c'è la minima risposta da parte dell'ente pubblico nel dargli un aiuto. Quindi stiamo creando tutte delle tavole di lavoro importanti, che probabilmente diventeranno anche progetti di legge, proprio per andare a supplire e aiutare i giovani che in questo momento sono in crisi totale. Allora, io approfitto, adesso passo la parola a Raffaella, per cui ho un'altra domanda. Io volevo appunto indagare un pochettino l'aspetto culturale, no, del motorismo storico, perché noi abbiamo spesso parlato comunque dell'aspetto un po' più sportivo, di come questo aspetto sportivo comunque sia rilevante sotto tanti punti di vista, però magari si trascende un po' l'aspetto culturale, no? Quindi in questo senso, avere la facoltà e anche la responsabilità di dover gestire delle opere d'arte, perché poi effettivamente di questo si tratta, che poi testimoniano un periodo storico, com'è possibile farle rivivere? Ecco, come si può dare dignità e spessore a questo tipo di opere d'arte che raccontano di un altro momento storico? Guarda, mi piace questa domanda, perché mi dà l'opportunità di dire una cosa. Io non arrivo dal mondo delle automobili e nella mia famiglia non c'era neppure nessuno con una passione particolare per le automobili. Quindi da questo punto di vista partivo almeno uno. Poi la vita mi ha portato, appena finita l'università, io mi sono laureata in storia dell'arte, quindi il mondo dei musei era quello di riferimento. Dicevo, la vita mi ha portato a vivere a Modena, e quando sei a Modena ti puoi innamorare di tante cose, la lirica, il cibo, eccetera, ma è inevitabile innamorarsi dei motori. Io ricordo che abitando su un viale che portava verso lo stabilimento della Maserati, dalle 6 del mattino cominciavo a sentire rombi dei motori delle auto che provavano su strada, eccetera. E quindi poi ci sono Musei Ferrari, ci sono straordinarie collezioni private, c'è tutto un know-how e un pubblico che viene da tutto il mondo perché solo a Modena, insomma, o in particolare a Modena, trova quello che di più pregiato, di più cercato, di più professionale c'è sul mondo dei motori, e quindi ahimè ci sono caduta. E quindi pur avendo fatto nella mia vita altro, perché io sono una giornalista professionista, quindi prima ho lavorato nei quotidiani, ho lavorato negli uffici stampa, quando nel 2015 mi è capitata l'opportunità di venire a lavorare per il Museo Alfa Romeo di Arese, ero consapevole di essere una neofita, perché la materia non la padroneggiavo così tanto. Quindi ho studiato tanto e continuo a studiare. Anche perché il pubblico di riferimento nostro è un pubblico di grandissimi appassionati e persone mediamente molto competenti. Non parlo solo del pubblico italiano, parlo anche e soprattutto di quello degli alfisti, degli appassionati che vivono all'estero. Sono persone che conoscono, come Elisabetta potrà testimoniare, ogni singolo dettaglio, ogni cosa. E quindi io mi occupo di comunicazione e ovviamente ho dovuto impegnarmi non poco per riuscire a padroneggiare la materia. E
tra le auto della collezione, il nostro archivio, insomma, ho trovato tante di quelle cose che ci hanno permesso di fare iniziative, attività in tutti i campi. In pratica non c'è occasione, ricorrenza, avvenimento dove non ci sia un link con la storia di Alfa Romeo. C'è sempre, perché comunque è un marchio che ha incrociato la storia d'Italia, sicuramente dal punto di vista industriale, sociale, eccetera, ma poi anche insomma la storia del costume, e, oltre che naturalmente l'automobilismo, del mondo. E quindi è una, sì, è una bella responsabilità, però è anche vero che ho una materia prima straordinaria, veramente straordinaria. Io mi occupo direttamente della gestione dei social, dei canali social del museo, quindi di Facebook e Instagram, LinkedIn, eccetera. E soprattutto Facebook è la piattaforma dove la nostra community si ritrova, discute, litiga, insomma sono molto molto attivi. E quindi, sappiamo che è anche difficile da gestire una community online, non è sempre semplice. È complicata, però ha un attaccamento alla storia del marchio che è unico, ma veramente unico. La cosa buffa è che quando mi scrivono in chat per chiedere, suggerire, eccetera, danno per scontato che io sia un uomo, naturalmente, no? Quindi rispondo magari dando il mio indirizzo di posta elettronica, sei una donna. No, devo dire, per tornare alla premessa, che è un mondo maschile. Certo, è un mondo prevalentemente maschile da un punto di vista statistico, è un dato incontestabile, ma ci sono anche tante donne. Io ho sperato una posizione per appunto ricoprire questo ruolo. Marielle è diventato direttore di un museo nazionale vincendo un concorso, cioè... È un mondo che comunque non è prevenuto nei confronti delle donne. E ci dà l'opportunità, grazie a Raffaella, ci dà l'opportunità di lavorare. Ho incrociato, incrocio quotidianamente giornalisti, fotografi che arrivano da tutte le parti del mondo. Le donne in genere sono super toste, bravissime, intelligentissime, appassionate. Quindi, e qui ci tengo a sottolinearla questa cosa, perché poi anche un po' il senso del messaggio, il fatto che comunque non si debba partire da questo tipo di pregiudizio, no? Perché poi troppo spesso è penalizzante, ed è giusto che venga messo da parte, venga anche fatta una valutazione quanto più distaccata possibile da questo tipo di stereotipi, perché poi io sono sicuro che Maria guida molto meglio di me, e lo dico non solo perché non ho la patente, ma anche perché che sia così anche se l'avessi. Sembrava più lusinghiero all'inizio, però No, io tendo punto sulla simpatia, le lusinghe allora una domanda ad Elisabetta, perché poi non vorrei che ci perdiamo un po' con il tempo. Abbiamo avuto il piacere al telefono di parlare delle donne dei motori, no? Mm-hmm. E in particolare modo mi aveva colpito il discorso che mi facevi sull'associazione Woman in Power. Se ce ne vuoi parlare un secondo, ci racconti magari che cosa fate, com'è. Innanzitutto ti accuso formalmente di plagio, perché hai rubato il nostro slogan Donne Motori, gioia e basta. E quindi con la Partiamo dal fatto che per noi questo è un principio fondamentale, no? Che mi sembra già importante per rompere con il passato. Ma allora, questo è un movimento che io ho fondato 13 anni fa, perché io facevo un altro mestiere prima, e quando sono arrivata nel mondo dei motori sono rimasta atterrita dal rapporto tra donne e automobili. Oggi invito anche chi ci sta seguendo ad andare su Google Immagini e digitare donne e motori e guarda quello che viene fuori. Ecco, a me questo non piace, e mi hanno insegnato a fare la mia piccola parte nel mondo. Siccome questo non mi piaceva, io ho cercato di dimostrare che in realtà la relazione tra le donne e le automobili era un'altra cosa, e quindi questo movimento si occupa sostanzialmente dell'empowerment femminile a questo punto anche a tutto tondo, perché coinvolge appunto centinaia di donne, le scuole e così via.
Il punto è che il motorismo si è dimenticato che le donne sono un bel 50% di una possibile audience di cui non si è mai occupato, e da tanti punti di vista, da un punto di vista del coinvolgimento, da un punto di vista anche del business, se vuoi, è una parte un po', come dire, poco lungimirante da trascurare, no? Se pensiamo che il 50% del mercato, anche dell'acquisto delle automobili, è fatto da donne, che le donne influenzano i processi di acquisto delle auto per più dell'80%, cioè ci sono dei dati anche a fronte dei quali pensare che l'automobile in generale, ma anche il motorismo storico, non debba coinvolgere le donne, sono proprio sbagliati. E in questo senso il museo è diventato la sede, appunto, di questo movimento. E noi abbiamo deciso di dare un taglio al racconto del nostro museo che non fosse di tipo tecnico, un po' perché, come Raffaella diceva, c'è sempre qualcuno che ne sa più di te, cioè micidiale. C'è sempre quello che dice, ma questo fanale qui è l'aperto, dici no, io non lo so. E quindi diciamo che è stato anche un po' un'ancora di salvezza, però adesso, a parte le battute, è stato un modo di raccontare queste automobili un po' più allargato. E quindi con un taglio anche, diciamo, di tipo sociale, di tipo di taglio di costume e così via. E nelle nostre recensioni su TripAdvisor, più di una volta sono recensioni di donne che dicono: ho accompagnato malvolentieri mio marito in un museo delle automobili, ma sono uscita quella più felice. Proprio perché il coinvolgimento passa anche da un tipo di racconto che forse può essere più trasversale, no? Non proprio così maniacale sul dettaglio del pistone, del motore, così. Mi permetto di dire che deve essere più trasversale, non più trasversale. Perché sennò si finisce nella propria nicchia, nella nicchia della nicchia, ed è sempre più stretto. E invece il ruolo del museo è la divulgazione, e la divulgazione passa attraverso il coinvolgimento di un pubblico più ampio possibile, e quindi le donne sono affascinate da queste automobili che le rappresentano da tanti punti di vista. L'ingresso del nostro museo ha una enorme parete con gigantografie di foto degli anni 60 solo con donne e automobili. Che bello, grazie. Allora passiamo a Mariella, perché abbiamo un'ultima domanda, e secondo me la tua è anche la più difficile, Mariella, perché allora, io innanzitutto so che tu hai lavorato sia in Ferrari che in Lamborghini, se non sbaglio. Sì. Però la domanda va a te un po' su un altro punto, perché volevo sapere, ad oggi il mondo del motorismo storico è diciamo un po' soggetto a poca attenzione da parte di un pubblico un po' più giovane, no? Magari i ragazzi si interessano sempre meno, c'è un discorso che è sempre più complesso da affrontare. Siccome io so che il Mauto ha avuto la fortuna di fare anche delle campagne di sponsorizzazione con personaggi importantissimi del mondo dello sport e che toccano anche un pubblico giovane, no? Che per tipo esempio di campagne di sponsorizzazione, per esempio? A cosa, per esempio, con Cristiano Ronaldo, se non sbaglio, no? Sbaglio? No, cioè Cristiano Ronaldo ci ha chiesto le vetture per la sua, sì, per la sua campagna pubblicitaria, sì, della sua linea CR7, il merchandising, sì. Però sì, cioè, l'abbiamo fatto come museo, sì. È stato un modo, io l'ho visto anche nei miei coetanei, nelle persone che mi stavano intorno, per dare freschezza, dare visibilità a questo mondo del motorismo. Certo. Quindi io ti chiedo, come approcciare i giovani in questo senso, ma soprattutto come approcciare le giovani donne, perché poi rimaniamo sempre su quello, che è sempre quello il discorso. Ma sì, la domanda è difficile, mi piacerebbe avere delle risposte certe. Io credo che comunque la leva sia sempre quella emozionale, sia quella di giocare sui piani di comunicazione che sono propri dei giovani, no? Quindi bisogna cercare di trovare dei linguaggi e delle iniziative che diciamo li portino vicino a questo mondo. È una bella sfida, perché
diciamo, si sa, il mondo dei giovani è un mondo che segue delle direzioni a volte, a volte imprevedibili, ecco, quindi noi diciamo ci stiamo impegnando anche, come hai detto tu, sì, quella è stata un'iniziativa, se vuoi, che è venuta proprio da Ronaldo, da Cristiano Ronaldo, ed era una richiesta che riguardava appunto le vetture, l'utilizzo delle vetture per questa campagna pubblicitaria sua, diciamo, non era una campagna del museo, anzi noi non avevamo la possibilità di utilizzarle, diciamo, queste immagini, però insomma è stato comunque un messaggio molto positivo. Certo che personaggi con quella presa sul pubblico sarebbe importante che promuovessero almeno anche l'aspetto culturale, diciamo, non solo commerciale, ecco, questo sì. Io credo, almeno quello che cerchiamo di fare sicuramente è di spostarci su un utilizzo maggiore delle nuove tecnologie, quindi quello che è virtual reality, augmented reality, cioè tutti quegli strumenti che per i giovani diventano sempre più diciamo di uso comune. Poi c'è il gaming, c'è questa grande leva, per esempio, data proprio dalla possibilità di ingaggiare i giovani in competizioni, insomma, in qualche modo sempre in virtuale, e devo dire che il mondo del motorismo sotto questo profilo offre moltissime opportunità, quindi sotto questo profilo possiamo essere anche agevolati, ecco, nel senso che dobbiamo trovare il modo di coinvolgerli. Credo che, per esempio, quello che fanno alcune aziende anche legate al nostro mondo, come, non so, adesso penso a Spa, ad esempio, un'azienda italiana che sta lavorando molto con tutto il mondo, tutti i simulatori e, diciamo, gare virtuali, eccetera, credo che sia un mondo che possa aprire, diciamo, molte prospettive anche al museo. Insomma, noi cerchiamo di collaborare con quelle aziende, con quei marchi come Ronaldo, come anche appunto nel mondo dei brand, quelle aziende che hanno più appeal proprio sui giovani, credo che sia una necessità. Per quanto riguarda le donne, io vedo nella mia esperienza, soprattutto nel target dei giovani, non c'è una gran differenza di sesso, cioè è magari poi più successivamente che si creano interessi un po' diversi, ecco, secondo me a livello di giovani non è così marcata la differenza, quindi dal mio punto di vista le iniziative che si rivolgono ai giovani colpiscono anche le ragazze, ecco, da quello che vedo. Noi abbiamo molte attività anche nella didattica, per esempio, in cui tra l'altro coinvolgiamo i giovani anche come istruttori, cioè noi lavoriamo con gli studenti del Politecnico di Torino che da giovani proprio propongono il mondo dell'automobile ai ragazzi delle varie scuole, no? E questo sia in modalità fisica quando si poteva che in modalità digitale adesso che cominciamo a lanciare anche i laboratori didattici virtuali. Ecco, anche come istruttori abbiamo anche delle ragazze, io credo che questo sia molto positivo, credo che le ragazze per esempio sempre più si orientino verso gli studi scientifici, quindi sono molto predisposte, sono molto, tra l'altro studiano molto, danno anche risultati molto buoni. Credo che ci sia un futuro per la donna anche nell'automobile, ma sono convinta che ci sarà una presenza maggiore. Perfetto. Allora, Gianluca, io ovviamente... dire una cosa? No, dicevo che la nostra sfida è di andare a conquistare un pubblico sempre più femminile, ma le donne che già sono appassionate di automobilismo sono molto appassionate. Vedo ad esempio un messaggio che è arrivato nella chat di Giancarlo che dice: la mia GT è puntualmente sequestrata da mia moglie e a me lascia l'arma. Quindi vabbè, ti va anche bene perché con la tua arma puoi fare la tua bella figura, ma e sei subito alla vista. Esattamente. Senta Arnaldo il Ghepardo. Noi vediamo al museo delle donne che sono non appassionate di più. Cito il caso, perché è il mio esempio preferito, di una signora che si chiama Rita e abita in Olanda,
dal 2015, quando ha riaperto il museo, all'anno scorso, perché poi vabbè è andata come è andata, è venuta al museo trascinandosi il povero marito, povero lo aggiungo io perché la strada è lunga dall'Olanda, qualcosa come 36 volte. Beh, una bella partita comunque. In 5 anni. E l'ultima volta è venuta l'anno scorso, per il 24 giugno, che è il giorno dell'anniversario di nascita di Alfa Romeo, e sono stati giù 5 giorni. 5 al museo. Io non sapevo più cosa fargli fare, oggettivamente. Ecco, per dire, quando sono appassionate, sono veramente appassionate. E quindi queste sono anche contagiose, no? Sì. Beh, noi adesso posso dire ancora una cosa, noi tra poco, i primi di giugno, inaugureremo una mostra dedicata a Cati Torta, di cui l'anno scorso ricorrevano i 100 anni dalla nascita. Cati era un'artista, una pittrice piemontese, torinese, allieva di Felice Casorati, e lei era una appassionatissima di automobili, cioè lei ha guidato ancora a più di 80 anni, guidava le sue Porsche con grande divertimento, cioè a massima velocità, tavoletta, e poi gli aneddoti che racconta il figlio sono veramente straordinari, cioè proprio una grandissima appassionata di motori, quindi davvero, cioè, ci sono queste figure, sicuramente ci sono, dobbiamo far sì che non rimangano dei casi rari, ma che insomma, no, che non si abbia la percezione di avvicinarsi a un mondo maschile, credo che l'automobile sia femminile come. Perfetto, allora io vi ringrazio innanzitutto della partecipazione, della chiacchierata che per me è stata bellissima, spero lo sia stato anche per voi, è stata molto stimolante. Grazie. Avremo modo di riflettere molto su quello che ci avete detto. Vi lascio al presidente Nicoletto, che così fa i saluti e vi dice le ultime cose. E io vi auguro una buona serata, semplicemente vi ringrazio di nuovo. Grazie. Ciao, Luca. Eccomi qua di nuovo, solo per i saluti, quindi non le ultime cose, ma l'ultimissima cosa, perché non vogliamo tenervi troppo, anzi vi ringraziamo perché è un'ora che siamo collegati, per cui avete avuto una pazienza infinita, pazienza tipica delle donne. In realtà vi dico due cose, non una cosa sola, una velocissima che riguarda il contest. Noi abbiamo lanciato, quando abbiamo fatto la giornata mondiale motorismo storico a novembre dell'anno scorso, i primi contest fotografici, perché era un modo per stare vicino agli appassionati che chiaramente non potevano partecipare ai raduni perché era tutto bloccato, e anche adesso insomma non è che siamo molto liberi di spostarci, per cui molte manifestazioni sono saltate l'anno scorso, purtroppo alcune salteranno anche quest'anno, e quindi dalla settimana prossima inizieremo il contest fotografico, che durerà un mese e che riguarda proprio i musei, cioè gli appassionati che sono stati presenti al museo fotograferanno i musei, quindi noi questa cosa l'abbiamo fatta con voi anche per questo motivo. E quindi una cosa vi chiedo anche qui in diretta, giusto per compromettervi un pochino, allora oltre che regalare le tessere di socio a chi vince il concorso e a far vedere insomma le loro auto, vorremmo se possibile magari regalare un biglietto per il museo ai primi che si classificano, quindi se voi avete questa possibilità, ovviamente non so come siate, quale sia la disponibilità e poi chi decida per questa cosa, quindi io vi lancio questa, abbiamo già degli amici editori che appunto ci hanno offerto delle riviste, degli abbonamenti a riviste di settore gratuiti, insomma in modo da dare un po' di premi a questi che si impegnano a pubblicare appunto queste auto. E poi un'altra cosa che stiamo incentivando proprio il club dei giovani e il club al femminile, quindi daremo anche l'affiliazione gratuita a tutti quanti i club che sono condotti da delle donne, quindi se ci darete una mano anche voi a sviluppare queste iniziative al femminile,
e quindi ci farà molto piacere. Quindi vi manderemo l'invito, la tessera di soci onorari, scusate, sono emozionato con così tante donne affascinanti davanti, mi perdo un po', e dicevo, vi spediremo le tessere di soci onorari e l'invito ufficiale a Stelle sugli Stone e alla giornata mondiale del motorismo storico, ovviamente compatibilmente, perché è chiaro che per candidare un'auto a un concorso di eleganza che debba uscire dal museo, immagino che ci saranno non poche problematiche da affrontare. So che ne avevamo parlato con la direzione del museo di Arese a suo tempo, che si era detto disponibile, però poi insomma non ci eravamo più relazionati. Comunque vi rinnovo questi inviti. Vi ringrazio ancora per la partecipazione, ringrazio tutti quanti quelli, anche quello dell'Arna e dell'AGT, ma che comunque sono due al Romeo. Ho avuto il piacere di guidare un AGT Scalino del 69 che ho venduto per pochissimo e che adesso vale comunque una cifra discreta, giusto per dire quelle le auto che abbiamo avuto durante la nostra vita, poi la mia che sono bene o male ho sempre corricchiato, ecco, da quando ero piccolo fino ai giorni nostri, con le gare di regolarità. E quindi il rimpianto per aver lasciato delle auto, tra l'altro, se vi ricordate bene, la GT Alfa Romeo all'epoca era considerata la Porsche dei poveri, alla faccia della Porsche dei poveri, perché adesso valgono come una Porsche, e quindi non è più la Porsche dei poveri, perché un GT Junior ormai credo sia arrivata a cifre veramente molto importanti. Vi ringrazio nuovamente, Maria, Raffaella, Elisabetta e Mariella, in ordine. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, arrivederci. Grazie.